aspetto un po'. Presentato presso il Teatro Ghirelli a Salerno ieri 20 febbraio, il libro di Pasquale Sorrentino, Figli di un altro Dio, edito da Caffè Orchidea, casa editrice nata nel 2017 con sede a Eboli, guidata dall'editore Giuseppe Avigliano. L'autore si occupa di cronaca nera e giudiziaria, ha portato avanti una serie di inchieste sul malaffare nel sud Italia e collabora con Il Mattino e alcune testate locali, oltre a essere autore di trasmissioni giornalistiche di inchiesta. Ha una seguita pagina social, La Mosca del Mattino, dove racconta il suo micromondo. Figli di un altro Dio è il suo primo romanzo. Nasce dal fatto che la scrittura per me è una catarsi, un modo di esprimermi, un modo di sentirmi vivo. Vivo con la scrittura grazie al giornalismo, però avevo il desiderio di scrivere un libro per raccontare un altro me, un sogno, scrivere un libro. Facendo cronaca nera io mi dedico molto ai noir, leggo molto i noir, e ho detto allora faccio un noir, ma dove lo ambiento? Io sono di Polla, paese piccolo del Vallo di Diano, della provincia di Salerno, lo amo, gli dedico il mio libro e diventa personaggio il luogo. Quindi il libro parte da un duplice omicidio all'interno di questo paese Polla, appunto, dove due carabinieri che non si amano, un uomo e una donna, un maresciallo e una tenente, cominciano a indagare. Al centro di tutto questo noir c'è una leggenda di mia nonna. Mia nonna mi raccontava che tra il convento di Sant'Antonio, bellissimo monumento di Polla, e il convento delle suore ci fosse sotto un tunnel dove frati e suore si incontravano e lì nascevano i figli di un altro Dio, appunto. Ma Figli di un altro Dio non è solo noir, è un'opera che riflette sulla natura umana e sulle dinamiche delle comunità. Il libro si presenta come una finestra aperta sui luoghi e sulla vita di un paese, con una scrittura avvincente che usa capitoli e periodi brevi che portano a un aumento continuo del pathos nella storia. Il finale è aperto, i personaggi possono essere protagonisti di tante altre storie, e sto scrivendo anche un altro libro con gli stessi personaggi, sempre con Polla protagonista e con un'altra leggenda, perché il mio sogno sarebbe una trilogia con tre leggende di Polla. Leggende, quella di mia nonna, il solitario della Polla, che è un'altra leggenda che si racconta sempre nel mio paese, e poi la strega di Mara Marmora, la leggenda con la L maiuscola di Polla, che devo fare da sfondo a queste mie tre storie. Il mio sogno noir è questo. Poi ci sono tanti progetti, perché ripeto, la scrittura è il mio essere e voglio continuare a farlo. La presentazione di questo libro si inserisce nell'ambito della rassegna Eventi di Parole e Pensieri, che si tiene il 20 di ogni mese presso il Ghirelli, in cui si incontrano autori del territorio salernitano e della provincia che attraverso i loro scritti sollecitano delle riflessioni. Dentro la storia di Sorrentino ci sono delle tematiche che non sfuggiranno degli approfondimenti, ha sottolineato durante l'incontro Rosa Masullo, presidente dell'associazione Paolo Masullo, che insieme a Matteo Marzano, presidente dell'associazione L'Abbraccio, ha dato vita alla rassegna. A parte la scoperta e la valorizzazione dei nuclei antichi del nostro territorio e anche la scoperta di quei meccanismi relazionali che aiutano le comunità a vivere meglio, c'è un tema particolarmente sentito negli ultimi anni, che è l'amore omosessuale. Inoltre, di fondo, oltre a un'idea di dominio che si legge nella rete delle conversazioni del potere maschile, troviamo un altro tema particolarmente attuale negli ultimi tempi, conclude la Masullo, il rifiuto della maternità non diretta. Questi figli di un altro Dio sono tutti figli nati fuori dal matrimonio canonico.